sogno nella mente, si nutre in modo indotto dei pensieri della gente, alimenta un parassita, subdole potente, idea di rivoluzione. Il pensiero che qualcosa che ci spetti ci sia stato tolto senza appello né processo, che pochi abbiamo troppo e noi niente, ci perseguita e ci rende irrazionali. L'invidia è quella forza che trasforma l'ammirazione in odio e lo eleva fino al cielo, trasformando tutti quanti in belve feroci pronte a uccidere per un tozzo di pane. Ci han provato molte volte nella storia i più grandi combattenti, i più umili braccianti. Han marciato tutti uniti e combattuto, han versato tanto sangue, perché in fondo una rivoluzione porta solamente a un nuovo padrone, un altro re di cui lamentarsi e verso cui provare odio. Perché in fondo una rivoluzione porta solamente un nuovo padrone, un altro re di cui lamentarsi e verso cui provare odio. Quando sarà il tempo.